Tornano a Faenza i giardini a Natale, 13ª edizione, dal 10 dicembre all'8 gennaio, un appuntamento ormai fisso che ravviva la città e il centro storico in particolare. Sì, è diventata una tradizione. È nato anno dopo anno con grande sobrietà e attenzione, con l'idea di entrare nel nostro centro storico così carico di suggestioni architettoniche, urbanistiche, storiche. L'ingresso dei giardini credo sia stata un'idea giusta, intelligente, credo abbia sempre rispettato questo spazio urbano così forte da un punto di vista storico, l'ha fatto, come diceva giustamente, portando vivacità, portando vita, portando tracce di presenze. E queste presenze sono la storia di tanti soggetti del nostro territorio, dall'associazionismo ai vivaisti, alle realtà didattiche. È tutta una comunità che utilizza il linguaggio del verde, del giardino, come metafora per portare energia positiva nel nostro centro storico. Anche quest'anno c'è una squadra che lavora per questo grande progetto. Sì, una squadra del mio settore, che è il settore lavori pubblici, in particolare il servizio Ambiente Giardini, che si occupa del mantenimento del verde pubblico, di elevare anche la qualità del verde pubblico a servizio dei cittadini e organizzare questa manifestazione che vuole essere appunto un momento in cui si mette in evidenza l'importanza del verde e l'importanza per la collettività e anche di lavorare insieme in squadra. Presidente, i giardini a Natale a Faenza sono ormai una tradizione immancabile per il Natale. Sì, ormai sono davvero una tradizione a cui non possiamo rinunciare, a cui non vogliamo rinunciare, perché è, diciamo, la festa del verde del prenatalizia. Noi ci siamo sempre stati, continueremo ad esserci, perché consideriamo questo momento un momento importante non solo per la cultura del verde, ma anche per la coltura del verde e per diffondere un po' le buone pratiche che l'associazione si prefigge nel suo statuto. 22 espositori, 28 sponsor, una squadra che si rinnova, una squadra che lavora per il bene di questa iniziativa, giunta alla 13ª edizione. Sì, 13ª edizione, ogni anno ci inventiamo qualcosa di nuovo per renderla sempre più viva. Quest'anno il titolo Alberi, 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 un tema attualissimo, quello della necessità di alberi, soprattutto in città dove c'è il maggior inquinamento. E quindi anche il tema ci ha stimolato molto, e anche per la realizzazione di un convegno di altissimo profilo che si svolgerà mercoledì a Castel Bolognese. Scuole, sponsor, imprese, addetti ai lavori, una squadra da tenere viva anche durante l'anno, immagino. Sì, da tenere viva, da coinvolgere, da stimolare. E la bellezza della manifestazione non è tanto la qualità del singolo giardino quanto l'insieme, come dicevamo adesso. Cioè il coinvolgimento dei bambini piccoli, delle scuole elementari, quindi far crescere in loro quel seme che è quello della cultura del verde, che è il nostro obiettivo principale. Il vostro giardino in Piazza della Libertà, quale commento? Il nostro giardino quest'anno è stata una bella sfida, perché entrare nella piazza, fare un giardino di quasi 500 metri quadri non era semplice, ma abbiamo avuto degli ottimi collaboratori. A parte il nostro servizio abbiamo avuto Oscar Dominguez, che ha seguito passo passo, e Paola Cappellaro, che ha progettato l'area insieme al gruppo. Three steps in.